Allora, ieri sera alle 23, ieri era il 9 febbraio, Nintendo Direct, 40 minuti sostanzialmente per presentare i titoli che sono in uscita su Nintendo Switch. Nella prima parte del 2022. Allora, io voglio arrivare subito al punto. Sono incazzato perché leggo tutte le volte che c'è un Nintendo Direct, gente che rimane delusa, dice no, che schifo. Allora, come cazzo si fa? Scusate, eh, ma non si può veramente sentire una roba del genere. Ma come si fa a dire no, sono deluso da questo Nintendo Direct? Ma, ma spiegatemi come è possibile. Cioè, spiegatemi come sia possibile che un Nintendo Direct lanciato così, tra l'altro, manco... Pubblicizzato più di tanto perché poi di fatto alla fine è passato un po' in sordina. Sto Nintendo Dice si può dire non è che Nintendo abbia fatto tutta questa pubblicità, no? E nonostante ciò ha sganciato delle bombe della Madonna 20 nuovi titoli, una marea di contenuti in arrivo, titoli che anche molti non si aspettavano, diciamo la verità. E nonostante tutto leggo di persone che dicono, ah no, PD, no, è stato veramente uno schifo, addirittura una merda alcuni sono riusciti a dire, ma, io, ma come cazzo fate a ragionare così? Allora, ieri sono stati presentati, come dicevo, 20 titoli nuovi in uscita su Switch nel 2022, prima parte del 2022 ovviamente. Ripeto, non stiamo parlando di un Nintendo Direct delle tre, da quelle parti lì, cioè un Nintendo Direct magari che uno si aspetta veramente degli annunci pomposi, no? Cioè, questo era un Nintendo Direct così, buttato un po' lì, no? E intanto guardate che po' di contenuti, a parte i contenuti che vanno ovviamente per pareri soggettivi, perché a me può piacere un gioco, può interessare un gioco, ad altri giustamente può non interessare quel titolo ma quando uno dà un giudizio complessivo su un evento di questo genere non può permettersi di dire è stata una merda solo perché non ha trovato diciamo lì dentro i titoli che non gioca che non sono di suo interesse in mezzo a questi 40 minuti di video ci sono un sacco di titoli che non solo mi fanno cagare ma magari non giocherò addirittura mai neanche per puro sbaglio però riconosco il fatto che da parte di Nintendo ci sia un impegno veramente importante c'è un discorso che prescinde da tutto il fattore soggettivo, mi piace o non mi piace quel titolo, è proprio perché: porca puttana, hanno sganciato bombe a prescindere dai gusti e bisogna riconoscerlo, è un dato oggettivo. Io adesso non vi posso ricordare a memoria tutti i titoli, ma solo così andando a leggere quelli che sono usciti tra i più diciamo clamorosi, chiamiamola così. Nintendo ha annunciato un Nintendo Switch Sports, ok? Voi direte, ah, Belì, il solito Nintendo Switch Sports, ma chi se ne frega di qua e di là? Intanto sappiamo bene che cosa ha rappresentato eh, questo genere eh, per Wii, sapete che cosa ha rappresentato per Wii, e io sono sicuro che anche in questo caso, col, col minimo sforzo, eh, Nintendo otterrà il massimo, perché questo è il classico titolo evergreen che andrà sempre su console. Targate Nintendo è successo eh, su, su Wii, un po' meno su Wii U, ma sono sicuro che anche grazie a titoli come Ring Fit Adventures, eh, questo titolo, questo Nintendo Switch Sports, questo nuovo titolo che tra l'altro introduce nuove discipline come la pallavolo. E, altri, altri tito, e altre attività sportive, eh, farà il botto secondo me su Switch. Quindi, quindi è in arrivo un Nintendo Switch Sports. Quindi, prima bomba sganciata così, bomba, a prescindere che piaccia o non piaccia, ok? E succede che lo lanciano il, adesso lo devo leggere perché non me lo ricordo, disponibile dal 29 di aprile. Quindi, il 29 di aprile, praticamente domani mattina, arriva già Switch Sports. Poi, questo secondo me, e l'avevo già preannunciato nel video precedente a questo, ha fatto la cosa più intelligente che si potesse fare, perché Nintendo ha annunciato che su Mario Kart 8 deluxe arriveranno. Non uno, non due, ma ben 48 percorsi che sono stati rimasterizzati. Apposta, che verranno introdotti con un DLC a pagamento per, diciamo, arricchire l'offerta di piste in questo caso, di Mario Kart 8 Deluxe. Quindi un modo molto intelligente per riportare in auge un gioco che non ha bisogno di essere riportato in auge perché, vado a memoria, ha venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo, quindi non è che abbia bisogno di chissà che, che cosa, però a 25 euro, se non mi ricordo male, ci si porta a casa qualcosa come 48 percorsi che non sono nuovi, sono rimasterizzati, ma inseriti all'interno del titolo Vanno a rivitalizzare il gioco e lo rendono praticamente quasi una novità, si può dire. Perché non aveva senso, come citavano i rumors, un Mario Kart 9. Non aveva assolutamente senso, perché quello avrebbe senso e avrà senso un domani quando Nintendo lancerà sicuramente la sua nuova console. Quindi questa è stata la scelta più azzeccata e io sono il primo. A dire brava Nintendo questi 25 euro io li andrò a spendere personalmente perché io amo Mario Kart e andare a, a spendere 25 euro per 48 percorsi rimasterizzati per un titolo che già complessivamente ha dimostrato di essere eh, diciamo completo mi fa molto molto piacere scelta super azzeccata di Nintendo brava Nintendo quindi 48 percorsi di Mario Kart abbiamo detto Nintendo Switch Sports e poi hanno lanciato questo classico One More Thing, l'hanno lanciato sul finale, ma io qua nella scaletta ce l'ho. A questo punto Xenoblade Chronicles 3, cioè il terzo capitolo di una saga che piaccia o non piaccia, piaccia o non piaccia, è comunque apprezzata da un certo tipo di giocatori che ovviamente ha a caso una console di Nintendo ed è dimostrato dai numeri. Si è dimostrato, diciamo. Mh, ha mostrato un trailer ovviamente Nintendo con diciamo, questa storia che dovrebbe collegare i futuri, cioè i mondi di Xenoblade Chronicles 1 e, sì, 1 e 2 E che uscirà a settembre del 2022, anche questa praticamente eh, tra pochi mesi. Quindi questa è stata una bomba di nuovo clamorosa. Anche lì, piaccia o non piaccia, io probabilmente non lo giocherò, ho giocato il Chronicles X, io personalmente ho cominciato il 2 e eh, non mi ha particolarmente appassionato però io so che c'è una fetta di giocatori che adora questa saga e quindi è una bomba di notizie a prescindere dal fatto che gli piace o non piace e poi altra bomba buttata lì lo stiamo vedendo manca fuori forla posto nelle immagini che stanno scorrendo in questo momento nel video Nintendo annuncia un titolo attesissimo, Mario Strikers Battle League Football. Cioè, ha buttato lì una bomba veramente cosmica. Guardate questo trailer, andatevelo a vedere a recuperare. Fantastico, un titolo nuovo, fresco, fresco perché questo qua è un titolo non si è mai visto, penso un Mario eh, diciamo ambientato diciamo in un, in un campo da calcio con queste caratteristiche perché poi non è solo un tirare calcio i palloni vedete ci sono tutte le caratteristiche progressive del personaggio cioè nel senso hanno tirato fuori veramente una cosa pazzesca pazzesca che, che non te l'aspettavi chi, chi è che se, si sarebbe aspettato una roba del genere in un Nintendo, in un Direct così chi se lo, dai, ditemi la verità, nessuno, nessuno se lo sarebbe aspettato questo arriva il 10 giugno, praticamente un gioco fresco per l'estate, perfetto, ottimo, cioè nel senso, cosa vuoi di più? E questa non è una bomba? Cioè questo non è un annuncio che anche da solo quasi, paradossalmente, potrebbe dire cazzo, che direct, buttato lì insieme già i primi tre. Poi, a parte la quantità di indie che sono stati, che mai, mai lo sappiamo, la Switch è la patria un po' degli indie, a parte altri titoli, che adesso non mi perderò nel dettaglio, cercherò di citare quelli più importanti: MLB The Show 22, Chrono Cross, assolutamente importante, Portal. E poi ragazzi, arriviamo ad altre chicche. Non è una novità, però ci hanno mostrato eh, un nuovo trailer di Splatoon. In particolare, ci hanno mostrato la Salmon Run e nuovi nemici che verranno diciamo, inseriti all'interno della Salmon Run. Splatoon 3, in arrivo anche questo a quanto pare nel 2022. Splatoon 3, uno dei giochi, una delle P, diciamo, più fresche e più belle degli ultimi anni, a prescindere dai gusti, è innegabile che sia veramente un FPS, diciamo, eh, che deve far scuola sostanzialmente a, alle nuove generazioni. Splatoon 3, quindi anche questo contenuto in arrivo. E poi, come se non bastasse, per gli amanti, diciamo, eh, di uno dei personaggi più amati di, di Nintendo, Kirby, un nuovo Kirby, Kirby la terra perduta che è stato presentato, gioco in 3D in questo caso, a, arriverà eh, il 25 marzo su Nintendo Switch, un nuovo Kirby cioè ragazzi, così, non so se lo avete visto andatevi a vedere le immagini del nuovo Kirby incredibile, incredibile per gli amanti del genere, non può non essere considerato un annuncio bello, cioè un annuncio che fa gridare non al miracolo, voglio dire, ma fa capire che Nintendo c'è, cazzo sta sfornando contenuti e poi ancora sono stati annunciati titoli come Disney Speed Storm, Non Man's Sky. Che oggi come oggi sbarca su Switch poi vedremo come girerà, se convincerà o meno. Però Non Man's Sky, comunque lo conosciamo tutti, anche perché è un cross eh, cioè, multipiatta. Eh, viene fuori su Switch e oggi come oggi viene fuori. Secondo me adesso vedremo se uscirà. Qui dice che è comprensivo di tutti i DLC. Quindi stiamo parlando di un gioco iper completo che ha saputo, diciamo, rialzarsi dopo un, un inizio un po'. Gnì. Earthbound, Earthbound Beginnings, quindi praticamente diciamo a remaster dei titoli vecchi che tornano in auge. Un aggiornamento ancora per Metroid Dread, che è diciamo non il Metroid, e poi ci arriverò che ci aspettavamo, ma comunque un Metroid. Ad Advance War 1 e 2 Reboot, Camp, Star Wars e poi Assassin's Creed, Dezio Collection. O mi direte, Belin, titolo vecchio di qua di là, ma intanto c'è, va a arricchire il parco titoli di Switch, sicuramente è una delle saghe più apprezzate di tutti i tempi, che sbarca su Switch. Caped, non è una novità, ma se ne è parlato, perché sta arrivando il nuovo capitolo di questo, diciamo, titolo che io ho adorato, per la grafica, per lo stile, per le bestemmie che mi ha fatto tirare, Caped, titolo imperdibile. E poi ancora si è aperto il Direct con Fire Emblem Warriors, Free Hoops, non era una novità, l'avevano annunciato, ma Fire Emblem, voglio dire, me lo volete, diciamo, far passare come un annuncetto così da nulla? Non so, cioè, e poi ancora Live live, Triangle Strategy, Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, cioè, ragazzi, hanno annunciato tra bombe e meno bombe i titoli che potrete apprezzare i titoli che non apprezzerete, ma hanno, hanno annunciato un botto di roba. Io mi chiedo come cazzo fate chi commenta a dire è stata una merda. Cioè, ma veramente solo una persona che non è onesta intellettualmente può dire una roba del genere. Perché io vi ripeto, e non mi stancherò mai di dirlo, non potete dire che una cosa è una merda soltanto perché non avete trovato all'interno di 40, da quei 40 minuti di video un qualcosa che a voi aggrada. Perché non è quello il criterio con cui si valuta una Direct. La direct si valuta in base sulla, alla qualità dei contenuti che vengono presentati, alla quantità anche di roba che viene presentata, sulla base di un evento che, ripeto, non tutti si aspettavano. Di questa portata uno si poteva aspettare qualche cosina, sicuramente c'erano dei rumors, ma non così tanta roba e di qualità. Quanto pare che sta per arrivare su Switch, che si dimostra essere una delle console migliori di tutti i tempi. Che è arrivata al suo a metà del ciclo vitale. Dicono: mancano ancora 3-4 anni. E questi annunci fanno capire che ce n'è ancora di benzina da mettere all'interno di Switch da qui alla fine, quindi. Quindi, quindi io non ho fatto scalette, sto andando completamente a braccio sulla onda anche delle emozioni. Mi sarei aspettato qualcosa in più, qualcosa di diverso? Ma certo, mi sarei aspettato, per esempio, parlo per me stesso. Eh, qualche cosa sul nuovo Metroid. Certo, mi sarei aspettato, per esempio, io aspetto da tanto un nuovo Donkey Kong, faccio un esempio così a caso. Ma come ci si può lamentare di un direct di questo tipo? Ditemelo come potete lamentarvi di un direct di questo tipo? Ditemi come potete farlo. Secondo me è praticamente impossibile se non se, si è intellettualmente disonesti fatemi sapere come la pensate qua nei commenti se vi fa piacere se vi fa piacere mettete anche un, uh, un mi piace al video seguite il canale del nonno se vi fa piacere e fatemi sapere la vostra io ho cercato di dirvi la mia veramente senza peli sulla lingua su questo nuovo direct di Nintendo ciao e buona giornata a tutti dal nonno